mio papà spirituale, mi ha adottato quando ero un bambino di belle speranze, e lui era, è e sarà il grande Gianni Morandi. Fatti mandare dalla mamma, ci sono andato io a pia latte per lui. Gianni è stato molto carino e gentile perché io ero un monello e conoscevo il suo, la persona più importante che sta vicino a lui, si chiama Romano, e io guidavo la macchina, lui faceva finta di non sapere, ma io non avevo la patente perché ero giovane, e lo portavo. Voi dovete sapere che Gianni Morandi lo portavano via con i carri funebri per le fan che aveva, perché la gente era veramente, è ora un mito. Pensate negli anni 70 quando vinse Sanremo, no? Canzonissima, no? Sanremo, Sanremo era canzonissima, sì, la disarmonica è uguale. Il tempo che passa, vai, io lo ritrovo uguale, c'ha lo stesso spirito, lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di scherzare, di giocare. Naturalmente adesso ha questo impegno di essere presidente della Sampdoria, ogni tanto deve fare pure le cose sul serio, no? A parte le sue battute, il suo personaggio che ormai è diventato così, imitato quasi e visto da tutte le televisioni d'Italia. Però ogni tanto si deve occupare di conti, di giocatori, di allenatori, e anche di ospitare dei tifosi di un'altra squadra come me. Io sono del Bologna, però c'è una simpatia sia con la Sampdoria che con Genova, naturalmente col presidente. Ecco, se dovesse dedicargli una delle sue tante canzoni del suo vasto repertorio, che canzone dedicherebbe a Massimo Ferrer? Ma uno su mille ce la fa? No, perché ce l'ha già fatta. Quindi andavamo a 100 all'ora a cantare a bimba sua, eh? Sarà meglio, no? È il fair play che conta nel calcio, l'amore e il tifo. Il fatto che Gianni è il Bologna, è importante che ha accettato un invito, perché è una persona che ama lo sport, ama il calcio, e come dice lui, ogni tanto devo far presidente. Ma però l'ho pregato come amico di venire da me perché amo Gianni Morandi. Evviva Morandi, evviva la canzone italiana. Addirittura, evviva la Sampdoria anche. No, diciamo, viva lo sport, e alla fine, insomma, se una squadra merita di vincere, bisogna applaudire. E in questo momento la Sampdoria sta andando molto bene. Io faccio in bocca al lupo e i complimenti.